Ma ciao a tutti e bentornati nella mia piccola cucina. Siamo sotto Natale, io amo questo periodo, ma diciamo che se penso ai pranzi o alle cene delle festività, penso alla confusione che si crea quando ci riduciamo sempre all'ultimo per le preparazioni. Ditemi se non è così. Ebbene, oggi facciamo insieme una delle mie ricette preferite per queste occasioni, perché si può preparare in anticipo, ci facilita la vita, soprattutto quando vorremmo goderci di più i momenti con parenti e amici piuttosto che passare il tempo in cucina. Qui abbiamo tutti gli ingredienti per fare delle gustosissime crespelle ai funghi. Le faremo con farina di riso, quindi sono adatte anche per intolleranti e celiaci. Ma iniziamo! Per queste crespelle ci serviranno latte, farina di riso e uova, niente di più. Iniziamo rompendo le uova. Sbattiamo un po' le nostre uova, aggiungiamo il latte e poi piano piano setacciando la farina di riso. L'aggiungiamo poco per volta perché non vogliamo che si creino dei grumi. La nostra pastella è pronta, bella liscia, adesso la facciamo riposare una ventina di minuti. Mentre la pastella riposa, ci prepariamo ora la nostra farcitura. Olio e aglio in padella. Accendiamo e giù anche i funghi. Li facciamo appassire un po', insaporiamo con sale, pepe e prezzemolo tritato. Ora che i funghi sono cotti, aggiungo qualche cucchiaio di besciamella e anche un pochino di gorgonzola che avevo casualmente in frigo. Amalgamiamo bene il tutto e facciamo rapprendere un pochino anche la besciamella. Ok, la nostra farcitura è bella che è pronta. La nostra pastella ha riposato per benino, diamo un'altra mescolata e siamo pronti per cuocere le crepe. Padella di prima, vedo una ripulita, la prediligo per le crepe perché oltre ad essere super antiaderente ha questa valvolina qua che si chiama Thermotion, creata da ballerini per avvisarci quando la padella è calda, quindi a temperatura perché si solleva un pochino. Possiamo quindi abbassare la fiamma e cuocere in modo omogeneo. Un mestolo colmo. Passaggio da fare subito, far roteare in questo modo la padella. Quando la superficie è asciutta e inizia a staccarsi dai bordi, allora è segno che la possiamo girare. Voilà! Ora che abbiamo tutto pronto, le nostre crepes sono venute perfette, abbiamo due scelte. La prima è quella di mettere in frigo tutto così com'è, quindi crepes e farcitura, e poi farcire il giorno dopo, quindi al momento. Oppure possiamo decidere di farcire ora e poi conservare tutto così già pronto e al momento riscaldarlo magari in forno. Vi faccio vedere come le faccio io. Disponiamo la nostra crepe su un piano, farcitura al centro e poi chiudiamo a fagottino. Per tenerle ferme possiamo usare ad esempio dei fili di erba cipollina. Facciamo un piccolo nodino e ci siamo. Oppure possiamo spalmare la farcitura su tutta la superficie e arrotolare in questo modo. Si tagliano. E così è come sono all'interno. Allora, che ne pensate? Naturalmente, per quanto riguarda il ripieno delle crepe, scegliete quello che vi piace, potete metterci anche delle verdurine, dei salumi, dei formaggi. Questa è la mia versione preferita. Secondo me, ora che il pranzo di Natale è salvo e senza stress, possiamo dedicarci con tranquillità, se così si può dire, a tutti i regali che dovremmo fare. Vi mando un bacio, buone feste a tutti!